Dopo le audizioni di Mecozzi, del personale del 118 e dei parenti del piccolo Francesco, il bimbo di Cagli deceduto per le complicanze di un'otite curata solo con l'omeopatia, stasera alle 20.30 la commissione disciplinare dell'Ordine dei Medici si riunisce nella sede di Pesaro per esaminare tutte le risultanti dell'indagine condotta dal presidente, il dottor Paolo Maria Battistini, secondo quanto previsto dall'Ordine dei Medici e dell'Odontoiatri. Alla fine di questa riunione verrà presa la decisione se e come intraprendere il procedimento disciplinare nei confronti dell'omeopata, che prevede quattro variabili, ci riferisce lo stesso dottor Battistini: avvertimento, censura o sospensione, ma fino ad arrivare alla radiazione dall'ordine. Il dottor Mecozzi, oltre alle disposizioni dell'Ordine dei Medici, pertanto dovrà rispondere alla giustizia ordinaria, per cui venerdì sarà interrogato in procura ad Urbino dal PM Irene Lillio, che lo ha convocato per le 10 di mattina. Dovrà, oltre che chiarire le dinamiche di quei febbrili momenti prima del ricovero del bambino in stato soporoso, ricostruire gli ultimi 15 giorni di vita del piccolo Francesco, morto il 27 maggio per un'encefalite causata dai danni irreversibili delle otite. Il dottor Mecozzi risulta infatti indagato assieme ai genitori di Francesco per omicidio colposo. Vedremo quale sarà la strategia difensiva che verrà scelta dal suo legale, l'avvocato Enzo Carella, e se risponderà alle domande del PM oppure si avvalerà della facoltà di non rispondere, come già fatto durante l'audizione all'Ordine dei Medici.